Gaetano Rasi ha già richiamato noi tutti alla necessità di calare, non si sente? Benissimo. Di calare la norma giuridica, lo schema istituzionale, la Costituzione, nella sua epoca e in un contesto umano, perché la norma rimane astratta se appunto non viene collocata nelle sue dimensioni storiche, nel tipo di Stato in cui funziona. Bene, questo richiamo di Gaetano Rasi per una di quelle consonanze che sono molto frequenti nella nostra lunga vita di amicizia, io l'avevo già compresa nella mia relazione, una relazione che riguarda i problemi dell'impresa, della società, del lavoro, nella concezione di Piccinni, ma che mi pareva non poter svolgere senza qualche richiamo all'epoca, al costume, alla vita di Piccinni. Per comprendere la concezione dello Stato in Carlo Alberto Piccinni, converrebbe infatti anche soffermarsi su alcuni dettagli biografici emergenti dalla preziosa biografia di Luciano Garibaldi. Piccinni, ministro dell'Educazione Nazionale della Repubblica Sociale Italiana, si muoveva in macchina per il territorio della Repubblica, da solo, con l'autista o qualche volta col segretario particolare, un uomo innocuo, disarmato. È un fatto da segnalare perché ciò avveniva in un periodo in cui già migliaia di fascisti erano caduti per attentati della guerra partigiana, e tutti soli, tutti senza scorta, al massimo con l'autista. Ricordiamo l'esempio di Giovanni Gentile, ucciso sotto casa accanto all'autista, era presidente dell'Accademia d'Italia, dell'accademico Pericle Lucati, anche lui colpito sotto casa. Caso ancora più straordinario, e questa idea mi è stata segnalata da un amico che aveva combattuto nella Resistenza e negli anni 70, gli anni di piombo, e si meravigliava e ricordava con meraviglia la condizione del segretario del fascio di Milano, Aldo Resega, che anche lui cadde in un freddo mattino sotto casa mentre andava a prendere il tram. Era la più potente federazione della Repubblica Sociale Italiana, e in quel clima già di guerra civile, di attentati continui, il federale di Milano andava alle 8 del mattino in tram in ufficio in federazione. Bene, un esempio, e questa serie di esempi, come Piccinni che girava solo con la macchina, se noi la confrontiamo con l'uso quotidiano a cui assistiamo, a cui abbiamo assistito, delle scorte, delle super scorte che sfrecciano con le sirene nella quale Repubblica, ci dà la dimensione di uno Stato, sì, totalitario certamente, che aveva soffocato con la censura della libertà, ma comunque per tanti aspetti di uno Stato più povero, più magro, dove l'invadenza anche partitica era minore di certi episodi dello statalismo attuale. Certo, accade, pensa che disgrazia, abbiamo perso la guerra e poi abbiamo perso la pace. Era minore dell'invadenza attuale. Anche, per esempio, la gestione dell'IRI, delle industrie pubbliche, che fu per generale riconoscimento molto più discreta, molto più rispettosa delle capacità
tecniche e dell'impronta privatistica che era stata assegnata all'IRI, ed è una tradizione questa di rispetto che si è mantenuta inalterata fino a tutti gli anni 60, quando ancora l'IRI era meta di pellegrinaggi, di missioni straniere che venivano a studiare la nostra economia mista, il miracolo dell'economia mista, il miracolo economico italiano creato appunto da questa formula, ma una formula che era efficientista e rispettosa. Noi quasi la dimentichiamo, questa storia che è attraversato un trentennio, dai primi anni 30 fino a quasi tutta l'arco degli anni 60, la dimentichiamo, questo stato più magro, più discreto, perché poi le successive degenerazioni partitocratiche hanno oggi reso l'invadenza dello Stato meno tollerabile. Ma noi dobbiamo confrontare una situazione diversa e con un'impronta di costume che ci aiuta a comprendere come poi le norme, ma anche una certa visione totalitaria, si calasse nella vita. Il giovane Vigini, quando negli anni 30 si recò a Roma, si trasferì a Roma, diventò presto un personaggio importante e uno dei principali conferenzieri del regime. Ma Luciano Garibaldi ci ha riportato queste notazioni della vedova, la quale dice: alle sue conferenze lei si nascondeva tra il pubblico, e poi ha raccontato: evitavo di farmi riconoscere, e quando la serata stava per finire mi avviavo all'uscita per aspettare non vista il mio uomo. Poi raggiungevamo la fermata del tram tenendoci per mano. Ecco, quando noi parliamo di statolatria dobbiamo anche calarci appunto perché poi è stata sopportata, perché è riuscita a ottenere in un certo periodo un tale consenso, perché era appunto uno Stato più povero, più dimesso, dove i grandi del regime, dopo la conferenza importante, con la moglie, tenendosi per mano, se ne andavano alla fermata del pranzo. Spero di riuscire a far cogliere quello che a me pare il significato anche scientifico di queste notazioni, che non si riferiscono ad abitudini soltanto personali, ma appunto ad un clima in cui lo Stato, per certi versi certo più oppressivo, era su altri appunto più leggero, con meno auto blu, meno privilegi di potere, degli status symbol al tempo stesso più autorevoli e meno distanti dal popolo, persino con meno poliziotti, un apparato di protezione dei potenti molto meno esteso e appariscente. Si è detto del fascismo che fu una dittatura mitigata dall'inefficienza, è una famosa battuta longanesiana, ma in realtà l'invasione partitica fu in vari settori incompleta e più esitante anche per questa diffusa semplicità di costume che noi abbiamo appena osservato nei comportamenti di Vigina. E quindi non solo, perché non intendo affatto celare aspetti deteriori di censura e gerarchismo, ma anche in questa chiave andrebbe letto il progetto di costituzione di Vigini per la Repubblica Sociale, già che un certo impulso di comunione col popolo, di maggiore vicinanza al popolo, era autentico e meglio praticabile in una società meno complessa. Il progetto di Vigini, che era un fascista moderato di sinistra, o a sinistra della destra,
come direbbe oggi Stegno Solinas del giornale, si incardina nell'articolo 12 sul popolo, sulla rappresentanza e sulla rilevanza costituzionale del lavoro. Mi riferisco al progetto che era stato commissionato dal Consiglio dei Ministri e da Mussolini a Vigili. E questo articolo 12 dice: il popolo partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini della nazione col suo lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici, economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l'Assemblea Costituente e la Camera dei rappresentanti del lavoro. Questo è un articolo vasto, ampio, bisognerebbe analizzarlo quasi parola per parola, ma quello che emerge è l'idea che si partecipi alla vita dello Stato anzitutto col lavoro, e non ne fa soltanto, quindi, del lavoro un rapporto privato di scambio tra tempo, fatica e mercede, ma eleva il lavoro a fatto politico centrale. Il lavoro diventa la condizione, il titolo della cittadinanza, della partecipazione politica. In una nota aggiunta a quell'articolo, Biggini esprimeva il proposito di non ridurre la partecipazione popolare ai ludi cartacei, quella era purtroppo allora troppo disprezzata, i ludi cartacei era la definizione spregiativa che si dava alle libere elezioni, ma era il proposito di realizzare comunque, al di là dei ludi cartacei o delle elezioni che avvengono ogni 4 anni, sentiva l'esigenza di realizzare una partecipazione permanente e organica di tutto il popolo alla vita dello Stato. Ebbene, questa esigenza di maggiore partecipazione si ripropone oggi di fronte al fenomeno crescente di disaffezione popolare dagli appuntamenti elettorali. Pensate, in America, che è anticipatrice spesso delle cose che avvengono in Europa, ormai alle elezioni presidenziali partecipa poco più della metà degli aventi diritto al voto. E allora questo, poco meno della metà degli aventi diritto al voto, metà degli elettori americani non partecipano più alle elezioni. E a questa disaffezione si aggiunge oggi, come preoccupante novità, l'implicito riconoscimento del potere esercitato da un grande elettore straniero, il mercato finanziario, in casa nostra. Che vota ogni giorno in casa nostra, e questa quasi istituzionalizzazione del grande elettore straniero che conta più di noi popolo sovrano nella sorte dei governi, nel giudizio che stiamo dando sui parlamenti, è stata in qualche modo istituzionalizzata, riconosciuta, e d'altra parte è una realtà di fatto, da Lamberto Dini nella presentazione del suo governo alle Camere un anno fa, nel gennaio del 95. Da una parte crescente disaffezione popolare e quindi uno svuotamento già su questo versante della democrazia, dall'altra il mercato finanziario che giudica soprattutto le leggi finanziarie, ma quelle che sono la struttura della vita democratica per un anno, insomma abbiamo un fenomeno preoccupante che rende di nuovo in qualche modo attuale l'esigenza di realizzare una maggiore partecipazione democratica.
La pressione dell'alta finanza sulle democrazie è fenomeno non del tutto nuovo, sempre ci siamo un po' preoccupati del rimborso della borsa. La quotazione della propria moneta è sempre stato un po' un vessillo dei governi, tanto che spesso, come nell'episodio di Quota 90, si è forzato troppo allora nel sopravvalutare la lira, creando dei problemi al mondo dell'industria, del turismo. Ma se fenomeno non del tutto nuovo, certo esso si è ingigantito nell'ultimo decennio attraverso la totale liberalizzazione e globalizzazione del movimento di capitali, che fino alla metà degli anni Ottanta avevano ancora delle griglie, dei controlli popolari, nazionali, democratici. E questo strapotere dei mercati finanziari sulla democrazia si è rivelato a pieno nell'estate del 92, quando all'improvviso non solo la Banca d'Italia, ma tutte le banche centrali del mondo si sono rese conto che il grande capitale speculativo superava in liquidità e in potenza quindi le riserve valutarie di tutte le banche centrali del mondo. Ecco, di fronte a questa recentissima espropriazione delle democrazie, che hanno dovuto abdicare alla loro sovranità economica e monetaria, riassume un significato attuale l'appello di Vigini, allora un po' retorico e inconsapevolmente arretrato nel suo ruralismo, al primato del lavoro e dalla sua partecipazione permanente, quotidiana alla vita pubblica, anche attraverso lo strumento della socialità. Ecco, di fronte a questa recentissima espropriazione delle democrazie, che hanno dovuto abdicare alla loro sovranità economica e monetaria, riassume un significato attuale l'appello di Vigini, allora un po' retorico e inconsapevolmente arretrato nel suo ruralismo, al primato del lavoro e dalla sua partecipazione permanente, quotidiana alla vita pubblica, anche attraverso lo strumento della socializzazione dell'impresa. Uno strumento di democrazia economica di base, la gestione socializzata dell'impresa, a cui Vigini dedicò 10 articoli nel progetto di Costituzione e che è stato in dosi omeopatiche ripreso, ma non applicato in quasi mezzo secolo per mancanza di leggi di applicazione, dalla Costituzione repubblicana, che all'articolo 46 prevede in sintesi quello che prevedeva la Costituzione mai varata della Repubblica Sociale Italiana. E all'articolo 46, diciamo, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Bene, i 10 articoli tracciati da Vigini tra il novembre e il dicembre del 43 sulla gestione socializzata delle imprese precedono i decreti sulla socializzazione, quelli sì varati con uno dei tentativi di applicazione in diecine e diecine di grandi imprese. Allora precede i decreti sulla socializzazione, che sono del febbraio 44, ma soprattutto, e rappresentano quindi questi modelli, questi articoli di Vigini poi letti dal Duce, rappresentano la premessa della socializzazione, ma soprattutto indicano nuove frontiere, quelle dell'impresa, a una concreta espansione del potere popolare proprio lì dove nella pratica quotidiana l'autorità e il comando si fa più sentire, cioè sui luoghi di lavoro. Non è il prete, non è il carabiniere, non è il giudice, non è il professore quello che esercita su di noi
per tutta la vita la maggiore autorità e chi ci paga nel lavoro, insomma. Quindi estendere le frontiere della democrazia al lavoro e fare dell'impresa non solo l'impresa socializzata ma un nuovo nucleo di democrazia partecipata, un nuovo nucleo di base e di base di vita democratica, è l'obiettivo finale di una democrazia compiuta. Obiettivo che Biggini stabiliva anche con la pubblicizzazione della funzione dell'imprenditore. Prevedeva persino la possibilità di rimuovere, di commissariare il capo dell'impresa, anche privata, con un altro privato in caso di grave inefficienza, perché ricollegava la responsabilità del capo dell'impresa, anche privata, responsabilità che si ricollegava da un lato alle esigenze della produzione nazionale, dall'altro alla responsabilità nei confronti di quel capitale umano, i lavoratori dipendenti che la nazione metteva a sua disposizione. Ecco, quindi la pubblicizzazione anche della funzione privata dell'impresa, che faceva dell'impresa, Biggini non lo dice esplicitamente, ma un nuovo nucleo di vita democratica di base, come il comune, come la provincia, come l'università, un nucleo di democrazia.